Ciao a tutti, sentite questo meraviglioso rumore di questo pane? Sì, è davvero meraviglioso. Questo pane è simile al pane cafone, guardate che spettacolo, andiamo a prepararlo insieme. Gli ingredienti per la preparazione di questo meraviglioso pane sono 800 g di farina manitoba multicereali, proteine 13, 200 g di farina di semola rimacinata di grano duro, 20 ml di olio extravergine d'oliva, 20 g di sale fino, 7 g di lievito di birra fresco, 750 ml di acqua a temperatura ambiente. Andiamo con la preparazione dell'impasto, quindi per prima cosa andremo a sbriciolare il lievito di birra fresco in una ciotola più grande, aggiungiamo un goccio d'acqua e con un cucchiaino ci aiutiamo a scioglierlo. Una volta sciolto aggiungiamo quasi tutta l'acqua che c'era nel brick, la restante acqua che rimane nel brick ci servirà per sciogliere il sale. Quindi adesso mettiamo la farina multicereali, la semola rimacinata di grano duro, quindi facciamo qualche giro con il cucchiaio per far assorbire l'acqua alla farina, dopodiché andremo a lavorare l'impasto con le mani. È un pane ad alta idratazione, quindi risulterà comunque appiccicoso. Dopo un paio di minuti di lavoro dell'impasto ci dedichiamo al sale, quindi lo versiamo nell'acqua restante, ci aiutiamo a scioglierlo con un cucchiaio. Ora iniziamo ad aggiungere l'acqua poco per volta all'impasto, quindi prima di aggiungere la successiva dobbiamo far assorbire per bene quella che abbiamo appena messo. Io ne ho lasciata troppa acqua da parte, quindi dovrò aggiungerla più volte. Voi lasciatela poco, magari così aggiungete una volta o massimo due. Dopo aver aggiunto tutta l'acqua otterrete questo risultato, un impasto molto appiccicoso perché appunto è ad alta idratazione. Ora aggiungiamo l'olio e mescoliamo delicatamente incorporandolo per bene all'impasto. L'impasto è pronto, quindi risulta sempre molto appiccicoso. Ora è giunto il momento di spostarlo in una ciotola più grande ben oliata su tutti i lati, quindi sul fondo e sui bordi. Lo giro sull'altro lato così faccio oliare l'impasto su tutti i lati, mettiamo la pellicola trasparente e lo mettiamo in frigo a maturare per 12 ore. Il giorno successivo il nostro impasto è ben maturato, ho messo un po' di farina sulla spianatoia, togliamo la pellicola trasparente ed eccolo qui, c'è qualche bolla, lo rovesciamo sulla spianatoia. Intanto vi voglio ricordare, se vi piace questo video lasciate un like e iscrivetevi al canale. Ora lo stendiamo leggermente e facciamo le pieghe. Quindi lo pieghiamo due volte su se stesso, lo mettiamo dritto e facciamo un'altra volta le pieghe piegandolo su se stesso, proprio in questo modo. Qualche pirlatura e quindi il nostro impasto è pronto, bello morbido con qualche bolla e non è più appiccicoso. Ora non ci resta che rimetterlo nella stessa ciotola che è sempre ben oliata. Lo copriamo con la pellicola trasparente e lo lasciamo riposare a temperatura ambiente per 30 minuti. Passati 30 minuti ho spolverato un po' di farina sulla spianatoia dove andrò a mettere il nostro impasto bello riposato. Spolverizzo con un altro po' di farina sopra l'impasto, lo stendo leggermente con le mani, la bella bolla, e ora con un tarocco mi aiuto a dividerlo a metà. Una volta diviso andiamo a creare i nostri filoncini, quindi stendiamo ancora un po' il nostro impasto formando un rettangolo e con le estremità andiamo a portarlo al centro e schiacciamo leggermente in questo modo, poi lo pieghiamo su se stesso così e formiamo il nostro filoncino ed eccolo qui. Facciamo lo stesso anche con l'altro pezzo di impasto. Dopo aver formato i nostri filoncini andiamo a creare i cestelli per farli crescere ancora a temperatura ambiente. Quindi ho preso una teglia da forno, ho messo un canovaccio che non deve essere assolutamente lavato prima con l'ammorbidente. Lo spolverizzo con della farina, prendiamo il filoncino e lo capovolgiamo con la piega verso l'alto. Sigilliamo un altro po' in questo modo.
Ora pieghiamo il canovaccio in modo tale che il filoncino cresca in alto e non si allarghi. Spolverizziamo con un po' di farina anche sull'altro lato, dove andremo a mettere l'altro filoncino. Ora ripiego il nostro canovaccio e nella parte vuota andrò a mettere un rotolo di Scottex per formare il nostro cestello casalingo. Se voi avete dei cestelli apposta per i filoncini, è ancora meglio. Dobbiamo ottenere questo risultato. Ora lo spolverizzo con un po' di farina e lo metterò nel forno spento con la luce accesa fino a quasi al raddoppio. Trascorsi 45 minuti, i nostri filoncini sono pronti. Ho spolverizzato un po' di farina in una teglia da forno dove andrò a metterli dentro. Mi sono messo un canovaccio sopra il mio braccio e giro velocemente il canovaccio dove è appoggiato il nostro filoncino e lo appoggio in modo delicato nella teglia già infarinata. Lo posiziono dritto e farò la stessa cosa con il secondo filoncino. Andranno in forno statico a 250 gradi per 20 minuti preriscaldato. Dopo 20 minuti socchiudiamo la porta con un mestolo e abbassiamo la temperatura a 160 gradi. Questo ci permetterà a formare questo pane meraviglioso, quella crosticina bella spessa. E lo posizioniamo a metà nel forno, come vedete nel video, per circa 30 minuti. Dopo 30 minuti i miei filoncini sono pronti. Io li ho messi su una gratella, ma ora voglio andare a fare la prova taglio. Sentite questo rumore bellissimo, a me fa impazzire e a voi? Al violato, morbido e con la doppia crosta, assolutamente da provare. Vi lascio la scheda degli ingredienti e alla prossima video ricetta.